In data odierna, l'Ufficio Centrale per l'elezione diretta dal Sindaco del Consiglio Comunale per l'anno 2016, nella persona del suo Presidente, Dottor Giacomo Agati, ha fatto pervenire l'estratto del verbale dell'attestazione oggi alle ore 11.10 del 21 giugno 2016 e fatta pervenire la proclamazione ufficiale del nuovo sindaco di Vittoria, che è l'avvocato Moscato Giovanni. È stata una festa, la festa della democrazia, come l'ha definita il sindaco uscente Giuseppe Nicosia, poco prima di consegnare ufficialmente la fascia di primo cittadino a Giovanni Moscato, uscito vincitore al ballottaggio di domenica scorsa. In tantissimi hanno voluto partecipare al passaggio delle consegne a Palazzo Iacono dinanzi al segretario generale del comune Paolo Raitano. Una cerimonia che inizialmente non prevedeva la presenza di Nicosia, ma che lo stesso sindaco uscente ha voluto per dare un segnale di una città unita di fronte alle calunnie, così le ha definite, venute fuori dall'inchiesta della Procura distrettuale antimafia di Catania per voto di scambio politico-mafioso. Nicosia ha riconosciuto a Moscato il successo elettorale e la correttezza con cui i candidati del neosindaco hanno svolto la campagna elettorale e ha sottolineato come nell'inchiesta Moscato è un indagato per par condicio. Proprio questa mattina il neosindaco, ufficialmente insediato come desiderava, si è presentato dinanzi ai magistrati di Catania per chiarire la sua posizione, mentre domani toccherà al candidato uscito sconfitto dal ballottaggio Francesco Aiello. La cerimonia di ieri è stata caratterizzata da un clima di assoluta cordialità tra i due sindaci che hanno inaugurato, come loro stessi l'hanno definita, una stagione di serenità per la città, pur nelle divisioni politiche che continueranno ad esserci. Dopo la consegna ufficiale della fascia tricolore, il neosindaco ha annunciato la composizione della squadra assessoriale. Nessuna modifica rispetto a quella annunciata già nella campagna elettorale per il primo turno. Una sola donna in giunta, Maria Giovanna Cosentino, che avrà la delega per la frazione di Scoglitti, poi una schiera di professionisti, Andrea La Rosa, riconfermato vice sindaco e assessore al bilancio e finanze, Paolo Nicastro, lavori pubblici e urbanistica, Gianluca Occhipinti con deleghe all'istruzione e formazione e Daniele Scrofani, probabilmente il volto più noto della nuova amministrazione comunale vittoriese che si occuperà di cultura e spettacolo. Scrofani, lo ricordiamo, avvocato di successo e attualmente legale di Davide Stival, il papà di Loris che, coincidenza, vuole attualmente in servizio al comune di Vittoria su iniziativa del sindaco uscente Nicosia. La nuova giunta già da questa mattina è pienamente operativa e adesso si attende l'insediamento del consiglio comunale che dovrebbe avvenire tra circa una settimana. Un consiglio comunale giovane che sfiora un'età media di 40 anni e con una significativa presenza femminile. 10 anni fa io ricevetti questa fascia e queste consegne in regime di commissariamento da un commissario, quindi fu altrettanto bella come cerimonia, ma per quanto mi riguarda ovviamente non aveva lo stesso significato di oggi. È più bello quando da un sindaco si passa a un altro sindaco. Devo dire che per le vicende che hanno toccato la città di Vittoria io non volevo essere qui, non ritenevo il caso, dopo aver dato il saluto il primo giugno al teatro comunale e soprattutto dopo le vicissitudini che hanno toccato in prima persona noi, ma penso stavolta veramente tutta la città, visto la par condicio nell'indiscriminato toccare le figure istituzionali presenti, passate e future della città, ritenevo non opportuno ancora esserci e trasmettere personalmente la fascia. È una decisione che avevo preso. Oggi sono qui invece per una svariata di motivi, serie di motivi. Il primo, perché a maggior ragione in questo momento la città ha bisogno di serenità. E anche con l'assoluta distanza di posizioni politiche che bisogna mantenere in base alla propria esperienza, vicissitudini e credo, i momenti istituzionali dobbiamo dire alla città che sono momenti istituzionali, i momenti di democrazia sono e devono restare momenti di democrazia, un'elezione è una festa per la città, è la festa laica della città.
Questo deve essere e spero che in questi anni si possa percorrere un cammino totalmente diverso da quello che abbiamo subito in questi anni. Sono qui quindi innanzitutto per un messaggio di serenità, poi per il rispetto per le istituzioni e per le persone, che non può essere toccato da antagonismo politico, ma anzi si deve in queste occasioni cementare e semmai crescere il rispetto per le istituzioni e per le persone. E l'avvocato Moscato oggi meritava il rispetto del saluto del sindaco uscente. Adesso questa festa si conclude qui, perché questo era il nostro sogno, non solo il mio, era il vostro sogno, lo abbiamo realizzato, ma da domani si inizia a lavorare per la città, una città in grave crisi, con la crisi agricola, una crisi sociale, una crisi economica. Da qui bisogna ripartire, con l'aiuto di tutti. Nessuno ha la bacchetta magica, nessuno è supereroe, e ringrazio ancora le parole di Peppe quando ha detto che è la città che deve stringersi a un nuovo sindaco. Io condivido e vi chiedo sempre di aiutarmi, perché questa città finalmente ha avuto una svolta epocale, che non è un problema di colore politico, guardate, non mi interessa e non ci tengo a questo, ma la svolta epocale è stata che finalmente all'odio, all'insulto, alla rabbia, alla cattiveria si è sostituita la speranza. Questa è la più grande vittoria.